Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Crazy Onion! Sigla! Oh Ale, dobbiamo fare la sigla. Sì, ma vedi che se vuoi so fare la beatbox. Vediamo. Pum, pa, patum, patum, pa. Cheers a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Crazy Onion. Salve, salve. Salve a tutti. Quest'oggi un video un po' più calmo, un po' tranquillo, perché sennò la gente si abitua, quindi non rompiamo le scatole al nostro buon Giulio, quindi... Anche perché già era partita la denuncia, quindi sì. Allora, prima di cominciare ragazzi, voglio dirvi una cosa importante. Ha ripreso il campionato tedesco. No. Dovete mettere like, perché non possiamo partire se non mettete like e non vi iscrivete al video. Ha ragione. Quindi io non faccio niente. Aspettiamo che mettete like, così possiamo cominciare. Sta in basso il pollicione in su. Poi sotto c'è anche iscriviti. La campanella. Ah, attivate pure la campanella se ogni qualvolta questi due bei fustoni pubblicano un video e quindi potete vedere su YouTube. Aspettiamo tranquilli, non vi preoccupate. Pollicione, like, iscritto, iscriviti e campanella. Sappiamo che non l'hai fatto ancora. Siamo qua. Abbiamo tutta la notte. Non facciamo partire il video se non metti like. Mi sta venendo in mente una canzoncina di Gigi Proietti. E mo' rotte il carro. Quindi andiamo a provare oggi la St. Peter's Best Bitter. Ok. Sotto l'ho scelta io. L'ha scelta Giulio perché allora. Delle stout ne abbiamo provate già un po'. Giulio, cosa ci racconti di questa birra mentre passano delle immagini della bottiglia? Allora, vi racconto che all'aspetto si mostra con un colore ambrato, con dei riflessi color rame e con una schiuma bianca che dovrebbe essere abbastanza persistente. All'olfatto invece dovrebbero giungere profumi aromatici di agrumi, spezie, luppolo floreale con una leggera nota di malto, caramello, frutta e, attenzione, nocciola. Il corpo dovrebbe essere leggero e dovrebbe al gusto rispecchiare tutto ciò che abbiamo detto all'olfatto. L'unica cosa è che come agrumi specificano il pompelmo. Lo andremo a provare. Quindi le cose più particolari, sì. La nocciola e il pompelmo. Sono anche il pompelmo. La nocciola. Poi è bello essere... dire pompelmo. Che metti pompelmo ai pini. Va bene, quindi family friendly, number one, pompelmi, quindi andiamo ad aprire questa bottiglia, che è anche molto carina, dato se avete visto, le immagini, è molto molto carina. Quindi mentre Giulio apre la birra, io prendo i bicchieri. Aspettate signori che vi avvicino. Ah, devo essere io? Sì, ogni tanto. Prepotente, vai, addrizza sto bicchiere, addrizzalo. Bravo. Ok. Bo. Pompelmi. Eccolo qua. Colore molto molto bello. Molto bello, sembra miele. Questa è la mia tipologia preferita di birre. Se devo essere sincero, le ambrate, le rosse sono quelle che mi piacciono di più. Il problema, sì, ok, la birra è molto ambrata, la schiuma è bianca. Il colore è molto bello. Sì, il colore è bello. La schiuma in realtà è quasi andata via, sarà che se n'è formata poca. E pompelmi. Ma comunque... Già l'olfatto? All'olfatto, vediamo. Pizzica, il malto è vero, sì, regalato, cioè va secchiate, hanno messo il malto. Cosa diceva la descrizione? Diceva agrumi, il malto, dei frutti, in particolare il pompelmo, la nocciola, questa particolarità della nocciola mi incuriosisce, però... Allora io all'olfatto sento prevalentemente... Ma il miele tu lo senti? No. Io sì. All'olfatto sento prevalentemente il malto, ma abbastanza... Sì, quello sì. Abbastanza... Concentrato, forse. Presente il malto. Sì, ma io sento anche tipo... Allora, dice anche il dolce... dice anche il caramello.
Però io sento proprio miele, cioè... Allora, una nota dolce sì, però onestamente non so distinguere bene. Tu senti il miele, io sento il... Allora, il malto. I malti si sentono molto, si sente poco... Pizzica, ma proprio assai. Poco all'olfatto, non so se il gusto agrumato e fruttato si sente pochissimo. E pompelme. Assaggiamo? Assaggiamo, assaggiamo. Cheers! Cheers! La nocciola c'è. Retrogusto, ma c'è. Dai, c'è. Allora, agrumi? No. Malto? Da pazzi. Una secchiata proprio. Buonissimo, cioè sapore buonissimo. Proprio... Attenzione, la birra, per quanto mi riguarda, è molto buona. È molto, buona. Molto e buona. A proposito di malti, sento proprio, è che ovviamente non è il malto, però come se fosse una sorta di gusto di, come cavolo, mollica. Gusto di mollica all'incirca. Nuovo gusto, il gusto mollica. Pane, non mollica. Sì, sì, no, vabbè, nel senso, per quanto mi riguarda è buona, è molto buona, a me piace. Sarà che sono di parte per quanto riguarda la tipologia. Il discorso è che non si sente, per quanto mi riguarda, per niente il gusto agrumato e fruttato del pompelmo. Ma specialmente appunto il fruttato... Cioè per me è inesistente. Inesistente, no, il discorso è che nella descrizione della birra specificano addirittura il pompelmo. La cosa da dire è che io in genere nelle birre dove c'è la presenza di un sentore di fruttato è il primo che riesco a percepire. Un po' credo come tutti perché è un... abbastanza forte come all'olfatto, sia il gusto, è un sentore abbastanza marcato perché comunque il sentore fruttato è quello. Però qua non... No, non si sente, non si sente per niente. Il discorso è, per quanto riguarda la nocciola, allora, la nocciola non è che non si sente. Io, i primi sorsi che ho dato, c'era quel retrogusto di nocciola, la sentivo. Seppur poco, però... No. Io qualcosina di nocciola l'ho sentita. Per niente! Non è a livelli eclatanti, però... Cioè... Ragazzi, quindi... Comunque è bella anche come colore, come... Il colore è fantastico. Però ragazzi, comunque, se volete provare l'ebbrezza del malto liquido, potete tranquillamente... optare per la St. Peter's Best Bitter. Tra l'altro questa birra può essere tranquillamente accoppiata con dei dolci. Con dei dolci, con del formaggio di stagione, se non ricordo male, con tutti i piatti a base di carne bianca. Quindi è abbastanza accoppiabile. Sì. E pompelme. Va bene, se anche voi la proverete, se anche voi la acquisterete e proverete. Comunque all'olfatto il malto si sente di più. Sì, all'olfatto è molto persistente, molto marcato. Ragazzi, io ve la consiglio, a me piace, è buona. A me... Se è bevuta bella fresca, poi... A me non tanto. Ancora meglio. Vabbè, ma tu sei più per le stout. A me non tanto, non ha quel sapore, magari, cioè... Ha un sapore molto monotematico, secondo me. Non mi dice granché. Magari a tavola si potrebbe... A tavola bella, sì, con potrebbe andare tranquillamente, però ecco, se devo prendere una birra da godermi magari un pomeriggio... Non è una birra da compagnia, comunque. Cioè, nel senso, no, non è una birra che... Infatti mi sta molto sul cazzo. Quindi, qualora la comprerete e la proverete... Non costa neanche tanto, se non sbaglio, sulle 4 euro. 4 euro all'incirca. Aspetta. Grado alcolico non l'abbiamo grado detto. Alcolico 3.9. Ah, ok. 3.9 quindi, di gradazione alcolica. Quindi molto molto fattibile. Ragazzi, costa 4,90 euro. Con 4,90 euro potrei consigliarvi tanto altro. Però qualora sì, volete provare questo, ci fate sapere nei commenti. Più buone, per carità, però. Ci fate sapere nei commenti se la provate e cosa ne pensate, se vi piace, se non vi piace.
ci fa piacere leggere i commenti e magari lasciane uno prima di concludere il video. Scrivi ora, cioè se vuoi sì. Puoi scrivere ora. Anzi, aspetta, aspettiamo. Sì, aspettiamo ora che scrivi. Cioè, col mouse o col ditino vai giù nei commenti e scrivi. Per capire se avete scritto voi, potete scrivere Marco beve vino. Hashtag Marco beve vino. Tutto attaccato. Vediamo se, no. Se funziona questa cosa. Sì, 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 sì. Ah, va. Marco beve vino. Fallo. Dai, scrivi. Vabbè, nel frattempo, mentre scrivete Marco beve vino, eccetera, eccetera, se volete e se potete, me la consigliate un'altra bitter? Cioè, alla fine, se hanno qualche birra buona che non sia per forza bitter da consigliarci, che ben bene. Bene, ragazzi, il video finisce qua. E spero vivamente che proverete questa birra perché voglio sentire il vostro parere. Ci vediamo al prossimo video. Vi invito nuovamente a seguirci sui vari social. Iscrivetevi al canale, campanellina e pompelmi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!